Ben a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Joker. Siamo tornati, signori, su un nuovo video. Oggi, ragazzi, come scritto dal titolo, mi hanno regalato un bel po' di cose. Allora, mi sono arrivati dei pacchi a casa dove mi hanno regalato, ragazzi, divise, scarpini e tute da calcio. Io, ragazzoli, ho ricevuto questo pacco, poi mi sono informato un attimino di chi me l'ha mandato, perché ci stava scritto un foglio e tutto quanto il resto. E poi, appunto, ho deciso anche di scrivere, di ringraziarli, ovviamente. E apparentemente ci ho fatto una sorta di piccola collaborazione. Allora, vi faccio vedere subito quello che mi hanno mandato, a mia apparente insaputa, raga. Allora, vi faccio vedere i materiali che mi hanno inviato. Io, secondo me, sono anche molto ben fatti. Ovviamente sono riproduzioni, ragazzi, non sono cose originali al 100%, ma sono riproduzioni e secondo me sono fatte anche molto ma molto bene. Io adesso ve le farò vedere in modo tale che comunque anche voi, se volete acquistarle, trovate il link qua sotto in descrizione sia del sito, e con il codice sconto FD5 avete il 5% di sconto sui materiali. Quindi è un mio codice personale che io, appunto, ho richiesto esplicitamente per farvi avere un po' di sconto se qualcuno ha voglia di comprare questi articoli. Ovviamente le consegne sono sicure, quindi vi arrivano, e anche il sito, ragazzi, è molto affidabile, quindi andate tranquilli perché è praticamente testato. Allora, vi faccio vedere subitissimo cosa mi hanno inviato. Direi che un po' di oggetti me l'hanno, ecco, un po' di oggetti me l'hanno mandati, vi faccio vedere. Ah, iniziamo subitissimo, ragazzi, con la tuta. Una prima tuta che mi hanno spedito è questa qua. Vi faccio vedere, questo è il pantalone. Tanto vi metto qua, ragazzi, almeno le vedete. E qui c'è praticamente la tuta del Barcellona. Allora, io se riesco ve la faccio vedere anche grande qui. Vedete, ragazzi? Tuta del Barcellona con lo scudetto. Eccolo qua. Il tessuto anche molto buono. La stampa alla fine, ragazzi, è anche veramente molto buona. Col cappuccio, quindi una bella tuta del Barcellona completa, vedete, maglietta, pantalone sempre uguale con lo stemma del Barcellona, ok? Quindi anche questo, ragazzi, veramente molto ma molto molto bella, perché alla fine ci sta, raga, il materiale mi piace, cioè quello che conta è il materiale. Comunque vi dico la verità, raga, è ben fatto, non è perché mo comunque, cioè poi alla fine a me me l'hanno spedito così senza io che sapessi nulla, quindi buono. Un'altra tuta che mi hanno spedito, ragazzi, questa è la mia preferita, veramente fighissima, ve la faccio vedere. Mi hanno spedito, ragazzi, la divisa della Roma. E voi dite, come cazzarola hanno fatto a indovinare la squadra tua del cuore? Perché, ragazzi, mi hanno detto che praticamente sono andato a vedere i miei video di FIFA, perché mi hanno spizzato un pochettino. Hanno visto che io come simbolo della squadra ho la Roma, e quindi hanno dedotto che appunto io preferivo la Roma come squadra e me l'hanno inviata così a random. Io penso che se avevo lo stemma della SPAL mi avrebbero mandato appunto la divisa dello SPAL, non lo so perché. Comunque mi hanno mandato la tuta della S Roma, ragazzi, quindi questo è il pantalone della Roma, ovviamente blu con scudetto e tanti altri cazzetti buoni, quindi molto bella anche questa. E ovviamente c'è anche il pezzo quello sopra, che non è da non è da meno, ragazzi. Eccola qua. Questa invece è la parte superiore, vedete, della tuta, quindi scudetto, richiami. Cioè alla fine la stampa, ragazzi, è veramente anche bella. Per essere una riproduzione, oltre che il tessuto è molto buono, a me piace tantissimo. Questo qua è dry fit, dice. Molto buono, ragazzi, come tessuto. Etichette, vedi, da Roma, cazzi e mazzi. Probabilmente sono tutte riproduzioni, ma sono fatte veramente molto bene. Quindi anche tuta completa della Roma. Ma passiamo al reparto che forse a me più mi interessa. Allora, mi hanno mandato, ragazzi, sempre a mia insaputa, una delle top 3 squadre in generale. Mi hanno mandato la divisa del Barcellona, Paris Saint Germain, Real Madrid, che è veramente fighissime. E poi non me l'aspettavo, ma mi hanno inserito anche il mio nome dietro le magliette con il numero. Allora, vi faccio vedere, allora, questa è quella del Barcellona, ve la faccio vedere qua, ok, così forse la vedete meglio. Eccola qui. Questa è la divisa del Barcellona, anche il colore a me piace tantissimo. Vedete, questa qua è sempre, ragazzi, ovviamente riproduzione. Però la maglietta è di una ottima qualità, secondo me. La stampa qui un pochettino meno, però si sente, le stampe queste qua sono un pochettino meno. Ma ragazzi, vi posso dire che sono veramente ben fatte per essere delle riproduzioni. Mi hanno inserito anche i loghi, mi hanno messo anche questo qua, ovviamente, lo stemmino della Liga, eccolo qua. E secondo me è ben fatto. E poi dietro, ragazzi, voilà, vedete? C'è la scritta Joker, vedete, con il numero 19. Voi dite, come fanno a aver nominato il 19? Allora, io, ragazzi, praticamente poi... Ah, c'è anche questo loghetto qui dell'Unicef, vedete? Voi dite, come hanno fatto? Allora, io tempo fa, poi mi sono andato a leggere anche le mail precedenti, loro già mi avevano contattato se io volevo collaborare con loro, ma poi non ho mandato più nulla in porto. Infatti,
gli avevo mandato tutti i miei dati, quindi nome, cognome, la via, cazzi e mazzi, perché appunto me l'hanno spedito anche con la via, perché sennò come cacchio me lo mandavano. Gli mandai già dei messaggi, dovevo prendere degli accordi con loro per appunto fare, diciamo, questi video. E alla fine non si è più concluso niente, era passato più di un anno se non sbaglio. E quindi io ho dato nome, cognome, la via, l'indirizzo di casa, la data di nascita, tutto quanto, perché hanno avuto tutte queste informazioni. E allora appunto sulla data di nascita hanno visto, io sono nato il 19 agosto del 91 e hanno messo il 19, che per me è perfettissimo, anche perché io tanto le magliette le faccio tutte con il numero 19, quindi veramente molto buono. Questa comunque è la maglietta. Poi qua vi faccio vedere, mi hanno mandato anche i calzoncini, ragazzi, vedete? Voilà, eccolo qui. Sempre stemma Barcellona, numero 19. E in più, ragazzi, mi hanno mandato i calzettoni. Cioè, tutto il kit completo, quindi magliettina, pantaloncini e calzettoni, tutto del Barcellona, quindi veramente fighissimo. Passiamo a quest'altra, ragazzi, quella del Paris Saint-Germain. Anche questa, ragazzi, per me è molto, molto, ma molto bella, è veramente ben fatta. Allora, questi sono i calzoncini, ovviamente, del Paris Saint-Germain, vedete, ragazzi? Sempre numero 19, eccoli qua, vedete? Numero 19 con il loghetto del Paris Saint-Germain. Anche questo, ragazzi, i tessuti ovviamente sono eccezionali. A me piacciono tantissimo, ovviamente ricamati, fatti bene. Però sono veramente ben fatti, ragazzi. Se no, vi giuro, ve lo dicevo. Se qualcosa non mi piaceva, ve lo dicevo. Ve l'ho detto, quello che non mi piace tanto della divisa del Barcellona è un pochettino la stampa dietro, la qualità della carta che hanno usato dietro. Questa è la maglietta invece del Paris Saint-Germain. Anche questo, ragazzi, veramente, secondo me, ben fatta, quindi tanta robetta. La stampa qui, signori, la stampa, secondo me, è un tantino superiore a quella del Barcellona. Qui sempre con il loghetto del Paris Saint-Germain. Vediamo qui, ovviamente, il numero 19, ragazzi, eccolo qua, con la scritta Joker. Vedete? Tutte con la scritta Joker, con il numero. Anche qui, Ligue 1, hanno messo il loghetto e hanno messo anche qui Rispetto e tutto quanto. Quindi, secondo me è molto bello. Pure, come vi ho detto, la stampa è leggermente, leggermente diversa, ma comunque ben fatta, ragazzi. Vi dico veramente la verità. E qui stessa cosa, mi hanno mandato i calzettoni sempre del Paris Saint-Germain. Quindi abbiamo due kit completi: Barcellona, Paris Saint-Germain, tuta della Roma, tuta del Barcellona. Ma adesso, ragazzi, passiamo ancora, che mi è arrivato un altro pacco. Io l'ho spizzato prima di farvelo vedere. Ed è quella del Real Madrid, ovviamente calzettoni del Real Madrid sempre, quindi tutto in tinta con le divise. Pantaloncino. Ragazzi, pantaloncino del sempre 19, vedete? Sempre il 19 con scudetti del Real Madrid. Anche qui, raga, veramente, veramente vi posso dire ben fatti. Loghetto del Real Madrid. Vabbè, etichette, cazzi e mazzi. E anche qua il tessuto, raga, è veramente, veramente bello. Sono tutti bei tessuti, quello non ve lo posso negare. Sono veramente tutti degli ottimi tessuti e secondo me, alla fine, che ho dato un'occhiata anche ai prezzi sul sito e sono molto molto abbordabili, quindi ve lo consiglio vivamente. E poi, ragazzi, ovviamente la maglietta del Real Madrid, vedete? Questa è la maglietta del Real, ok? Quindi, ovviamente, ben fatta, con lo scudetto FIFA World Championship 2017, eccolo qua. Lo stemma del Real Madrid va bene. Abbiamo, vedi, Respect con il 2017 della Coppa, la Liga, ovviamente. E qua, ragazzi, a livello di stampa, ok, quindi questo qua, la stampa qui davanti e comunque il numero sempre dietro, vedete, 19 con scritto Joker. Questo, ragazzi, è, diciamo, mi piace di più il font, per quanto riguarda il font scritto Joker 19, ma a livello qualitativo, secondo me, del Paris Saint-Germain è leggermente inferiore. Però, ragazzi, è sempre ben fatta, sempre il tessuto è di quelli buoni, dry fit, comunque tanta robetta. E secondo me, raga, è veramente, veramente ben fatta, vedete? Maglietta del Real Madrid. Quindi abbiamo tre kit completi, eccoli qua. Sto papocco di roba, ragazzi. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona, tuta Barcellona, tuta della S Roma. Quindi, mamma mia, raga, io sono contentissimo, perché poi quando ti arriva a casa roba che non ti aspetti è ancora meglio. Poi mi hanno mandato un'altra cosa, la scatola è arrivata un po' disastrata. Allora, io spero che mi stanno, perché qui non mi hanno chiesto nulla, ok? Io spero che mi stanno veramente. Diciamo che io porto intorno al 42, 43, ragazzi, diciamo. Quindi dipende poi ovviamente quello che mi hanno mandato. Questi qua sono i scarpini che mi hanno spedito. Guardate che figata, ragazzi. Veramente, veramente spettacolari. Eccoli qua. Questi sono gli scarpini che mi hanno mandato. Sono quelli della Mercurial. Ovviamente anche questi, ragazzi, sono tutte riproduzioni, ma vi posso dire che a livello estetico anche sono veramente molto buoni. Allora, io poi non so se mi staranno oppure no. Vediamo che tagliamo hanno mandato. 42 e mezzo. Allora, ragazzi, neanche a farlo apposta.
Mi hanno mandato il 42 e mezzo. Io spero che mi stanno, vi dico la sincera verità, ma non lo so, raga. Perché io porto 42 o 43, dipende poi dallo scarpino. Questo mi potrebbe stare. Semmai me li provo e vi li farò vedere in qualche foto su Instagram. Non lo so, vediamo un attimino. Niente, ragazzi, io spero questo video vi sia piaciuto. Ringrazio ancora Skycall che mi ha mandato questi fantastici scarpini e queste fantastiche divise tute. Vi lascio il link in descrizione del sito. Se tante volte qualcuno di voi ha voglia di acquistare qualcosa o di personalizzarselo, lo può fare tranquillamente, può mettere tutto quello che vuole. Con il codice di sconto FD5 avete il 5% di sconto, ragazzi, sulla merce. Quindi ho cercato anche di prenderci degli accordi con il fatto che mi hanno mandato così questa roba a mia insaputa, ma sono veramente contentissimo. Spero questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, mi raccomando condividete, passate già Facebook e Instagram, trovate il link in descrizione. Cliccate sulla campanella per non perdervi nessun mio video, per farvi arrivare sempre le notifiche. Ci vediamo con un prossimo appuntamento con tutta questa fantastica roba. Al prossimo video. Ciao ragazzi!